Chris, veniamo dall'Emilia Romagna, Parma e Novellara, e volevamo ringraziare i ragazzi che abbiamo suonato prima di noi, i Bad Covers. Voglio sentire un applauso! Alright! Spaccate tutto, dovete spaccare tutto! Spacchiamo tutto! E ti risponderò anche a una domanda che io sento che tu hai nel tuo cervello. Ma voi siete fratelli? Siete gemelli? No! We are sisters of rock and roll! Bello darne uno proprio, e qui la verità sta nel mezzo, a voi scoprirlo. Lemmy ha scritto questo brano che stiamo per andare a proporvi, pensando a come l'amore sia un cambiamento, no? Cioè, quando magari ti innamori una volta, poi ti innamori un'altra, cambi la pelle come un fottuto serpente. You might be the first thing I saw you. That moment of eternity.
Grandissimi che sicuramente conoscete. Questa è Hellraiser. Yeah.
Facciamoli saltare. Allora ragazzi, chi è in fondo, chi è seduto, ora si deve alzare. Cioè non ci sono cazzi, non ci sono balle. Come on! Venite qua e l'amplifon ve lo offriamo noi, facciamo metà. Metà rock and roll, metà remoto qui. Mi voglio presentare il gruppo! Alla batteria! Vicky D! Maiali che maiale. Se volete sponsorizzare, sostenere, aiutare Parma, capitale d'Europa, H Motor Quiz, laggiù c'è uno stendardo alto 3 metri con il nostro logo e troverete alcune cosette. Se volete dare un'occhiata, di tutto da 1 euro a 30, ok? Quindi ci vediamo dopo al merch, raga, e sappiate che chi indossa la nostra roba, tipo il nostro amico qui davanti, is very likely to be whoever one is there. Oh,
questa all'unanimità, penso, la vogliamo dedicare, prossimo brano, a tutti quelli che insomma magari erano fan dei Motörhead ma magari conoscevano solo Orgasmatron e Ace of Spades e hanno sempre pensato che questo fosse un pezzo di ZZ Top. Yeah.
Allora io voglio sapere chi di voi ha visto il film The Great Rock and Roll Swindle. Lui? Allora, ragazzi, c'è una scena, e ce ne sono tante in realtà, però c'è una scena in particolare che a me ricorda questo momento, cioè a voi cosa vi viene in mente? Voi che l'avete visto? Il coniglio, il nano e il dio porco, come suggerisce la Vicky, e non ci scandalizziamo, vero? Ti amo, Vicky! Allora, adesso io vorrei sapere, per alzata di mano, secondo voi i Motorhead sono più rock and roll o punk? Nessuno alza la mano per niente. Allora, adesso fermi, rock and roll, via, alzate le mani. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Punk! 1, 2, 3, 4, 5. Niente, ha vinto il rock and roll. Lei mi diceva facciamo rock and roll. Sì, lo so, Stella Sadora, lo so. Però comunque questo è... cioè, erano dei panchettoni, dai. Erano dei fottutissimi panchettoni a cui si sono ispirati un sacco di band, ok? Dal 78 al 2015, anno in cui Lemmy purtroppo ci ha abbandonati, ok? Detto questo, voi sapete il brano Ramones, no? Ok. Il brano Ramones da dove nasce? Nasce da una volta che Lemmy era lì che scancherava questo bellissimo tennis da tavolo, quello pic pic ping pong, no? Tic, tac. E figa, gli è venuto in mente una storia pazzesca, ha detto ragazzi, ma qua, cioè, chi sono i gruppi punk più fantastici, più fantabolici della storia? I Ramones. Allora ha scritto questa canzone dedicata a loro. Benissimo. E da quella volta siamo arrivati fino a qua, fino al 2023, al rock and roll con delle birre in mano, raga. Un applauso, dai, un applauso! Dai, cazzo! Forza Parma! Ci serve un rullante, mi sa. Dietro, sì. Ci serve un rullante, forse, penso, sai? E anche della birra, direi. Bravo. Un pallone d'oro per il mio bestie Chicks. No, ci sono. Ero lì. Ehi, da quando io non riesco ad andare a tempo. A good time.
Rob, questi sono i nostri amici Bad. Baddy, dove siete? Allora, intanto approfittiamo di questo spazio libero per fare l'annuncio a Massimo. Massimo, devi scrivere. No, allora, se ci sono i nostri amici Baddy e hanno rullanti, ce lo prestami. No, ce l'ha fatta, vabbè. Cioè non è accordato, grazie. Prendi un po', dai, basta qua. Prendi un po' di più. Cioè, però comunque là ci sono, se vuoi glielo faccio vedere. Vicky, ce l'ho vado a chiedere? No, no, ce l'ho fatta. Se regge bene, se no... No, se regge bene... Se regge nel senso che adesso... Prendi un po', vecchio. Vecchio! 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 Let it roll, baby, roll. Roll. Let it roll all night long. Beep, 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 beep. Ah. Prego, prego, posso suonare. We'll be right back.
Qui dopo i dorsi adesso devo fare le zeppeli. Voilà voilà voilà. Ragazzi, iniziate a scaldare le ungole. Unifule! Spacchiamo giù tutto e abbiamo preso le lettere. Il tuo invito, insomma. Voilà voilà. Abbiamo spaccato tutto. Basta, figa, ma le batterie, cioè, non le fanno più come una volta, cioè. Ci sono le batterie di pentole, giusto, intendi? Sì, chiama Giorgio Mastrota. Giorgio Mastrota. Acciaio 18, 10. Dai! Yuhu! Arrivato? No! Siamo cariche? Yeah! C'è un buco. Pensavo nel tuo culo. Thank you.
Grazie ragazzi. Allora, ormai siamo vicini alla fine di questa serata live, poi dopo ci sarà un mitico DJ che ci allieterà. Allora, date la vostra reazione, questa sarà davvero l'ultima canzone. Non avete fatto una piega. No vabbè, però veramente abbiamo bisogno di voi adesso. Allora, sarà il momento che noi vi diremo adesso cantate e voi dovete cantare, dovete fare Killed by Death. Killed by Death, urlando, facendo così con le mani. Ma è proprio. No, cioè dovete farlo. Thank you.
Mi sono accordato. Oh, si sono alzati i due dalla finestra. Hai visto? Sono... Grazie! Ti ha rotto il cazzo, lo so. Però grazie. Alla fine ho ottenuto quello che volevo. Dedichiamogli un pezzo. Ti dedichiamo questo pezzo. Che è la mia, scritto per il suo. Come ti chiami? Christian! Anche io ho capito minchia, quello che non si può chiamare minchia. Cioè, può essere, però. Minchia! Ma magari è russo. Allora, minchia, questa è dedicata a te. Bad Magic è un pezzo un po' accorato, se volete potete piangere, nessuno vi giudicherà. Questa è Till the End.
Dai, dai, dai! No, no, dai! Vai, vai, bravo!